pensando che questa squadra dal nulla è diventata una delle più forti del mondo. Al maschile, Matteo Annesi per il futuro, gli juniores che ci sono dietro per il futuro, Ippolito Sanfratello e ancora di più Enrico Fabris per un presente ma anche per il futuro Fabris. Chiara Simeonato è probabilmente la favorita per i giochi olimpici per i 1000 metri, qui assente perché è specialista delle distanze corte, 500 e 1000 soprattutto, anche se i 500 non sono la sua distanza. Stringe i denti il Vicentino ha un primato interessante di 36,71. Ha guadagnato bene, stanno andando piuttosto bene tutti e due, va vicino al primato probabilmente, no, lo sfiora, 36,71 Fabris, stavolta 36,75, è terzo di solo un centesimo. Ecco, c'è questa terza piazza, mentre la quinta piazza è per... Ma assolutamente costante, invece la pattinata di Fabris. Andiamo al... penultimo passaggio, 4600 metri, suona la campana all'ultimo giro, ferma il cronometro su 5:53:54. E dietro a Ervik e all'olandese Kramer, ma possibilità di salire sul podio per il nostro azzurro. Ultimi secondi della fatica di Enrico Fabris, che va a fermare il cronometro a 6:24:33, il terzo miglior tempo di questi 5000 metri, quinta posizione per Grodum, ma grande prestazione del Enrico Fabris. Oro. Se sale sul podio, oltretutto sarà in grado di migliorare, rendere più evidenti il primato in classifica generale. Difatti è primo, 1:18:97, 2 secondi quasi di vantaggio su Eskil Ervik, ma la gara la sta facendo da solo Enrico Fabris. Maurizio Marchetti indica che la strada è solo quella, continuare con questo ritmo. Stringi i denti Fabris, grande gara, siamo sulla dirittura d'arrivo, ultimi metri, 1:47:57 e primo Enrico Fabris, e a questo punto possiamo incominciare davvero a sognare un risultato storico. Dopo 3 gare manca soltanto la distanza la 6 in quello femminile. Reuler sta aumentando il ritmo, rimane sesto Fabris e così deve continuare a pattinare e mantenere questi ritmi e questa velocità. Campanella dell'ultimo giro e si va per l'oro continentale. Penultima curva da parte del poliziotto di Asiago. E immaginiamo il tumulto nel cuore di questo atleta in questo momento, che sta pattinando l'ultima curva dell'ovale di Amar in Norvegia. E vede la possibilità. A questo punto scatto di Johan Reuler, ma molla completamente Enrico Fabris perché sa di aver conquistato il titolo europeo, non ha nessuna importanza, l'abbiamo già detto, il settimo posto con cui chiude Enrico Fabris, ma il pubblico deve inchinarsi di fronte a un campione europeo di una nazione che non l'avrebbero assolutamente sospettato, incredulità da parte anche dello svedese. Ovviamente nessuna possibilità per Reuler di portare a casa una medaglia, vista il parterre dei partecipanti, ma Enrico Fabris è medaglia d'oro davanti a Eskil Ervik e Havard Bokko a chiudere questa giornata e questo risultato straordinario di questo europeo,
anche il settimo posto di Ippolito Sanfratello e il quindicesimo di Matteo Anta.